Buongiorno a tutti. Allora, oggi è una di quelle giornate dove in realtà vorrei fare tutto, ma no, in realtà è il contrario. Una di quelle giornate dove non vorrei veramente far niente. Insomma, c'è un tempo da lupi fuori, temo che stia per mettersi a nevicare. Io sono comunque a casa, quindi questa è già una buona cosa. Solo che volevo filmare un video in cui mi trucco insieme a voi, ma specialmente volevo mettere alla prova questo nuovo fondotinta di L'Oreal, che è il nuovo Infallible 24 Hour Fresh Wear, che è il nuovo fondotinta di L'Oreal di cui ho già sentito parlare molto bene, in particolare da Tati Westbrook, che è la ex Glam Life Guru. E ha fatto un video dedicato e le è piaciuto tantissimo, quindi ho pensato di accaparrarmene anch'io una boccetta, siccome comunque era in promozione da Tigotà. E quindi adesso lo proviamo insieme. Mi trucco con voi, tra l'altro vorrei provare a ricreare un look che ho visto ieri in un video di Gloria Fair, che è un trucco fotonico semplicissimo a suo dire, però l'effetto è veramente strepitoso. Casomai dopo vi lascio il link al suo video qua sotto. E poi un altro paio di prodotti carini che vi volevo mostrare, tra cui questo splendore, la palette di illuminanti di Dior a cui ho ceduto miseramente perché non ce l'ho fatta. Ho pensato che per tirarmi un po' sul morale, insomma, ci fosse il caso di spatasciarmi in viso un po' di cose fighe. Quindi iniziamo subito. Inizio con il no, beh, vedete, oggi proprio non ce la posso fare. Con il primer di Fenty, che è il Pro Filter. Ho comprato, come vi avevo detto, la mini taglia da Sephora a 15,90 euro, se non erro. E devo dirvi che è un primer di tutto rispetto, cioè mi sta piacendo davvero molto. Ha questo effetto levigante sulla pelle, sembra quasi un po' idratante, ma in realtà ha questa azione opacizzante. Quindi mi ci sto trovando molto bene, quindi mi fido anche ad utilizzarlo come base per un fondotinta che non ho mai testato. Lo applico principalmente nella zona T, dove tendo a lucidarmi un po' di più. Si assorbe subito, è veramente gradevolissimo all'indosso e trovo appunto che mi faccia stendere meglio anche il fondotinta e aiuti appunto la durata e l'effetto un po' più opaco. Detto ciò, passiamo direttamente al fondotinta di L'Oreal che miscelo perché nel dubbio vanno sempre miscelati i fondotinta. Mi sembra anche abbastanza fluido e lo applicheremo con un pennello, con il quale riesco di solito ad ottenere una copertura più elevata. Non ho particolari informazioni, dice che è un cioè, praticamente per 24 ore dovrebbe mantenere questo effetto fresco, però con una durata molto buona. Quindi mi immagino un fondotinta con una copertura media, modulabile forse, e è proprio liquidissimo. Non so cosa si vede, però mi sta già colando giù per la mano. E lo vado ad applicare con un buffer brush, un buffing brush. Questo è il colore 20, il più chiaro che ho trovato in negozio, e penso che possa essere un buon match. Il profumo è veramente buono, freschissimo, ma non troppo intenso. Che bel finish, è proprio luminoso. Questa tra l'altro come primissima passata vedete che è una copertina leggero media. Vediamo se lo stratifico un po', se copro un po' di più perché qua ho qualche discromia, qualche macchietta arrossamento. Però ad esempio sulla fronte ha proprio questo effetto luminoso estremamente bello. Bellissimo finish, proprio bello. Tra l'altro sono anche un po' gonfia qua perché ho tutta la gengiva infiammata. Devo farmi togliere due stupidi denti del giudizio che mi stanno facendo impazzire. Quindi la mia giornata, anche per questo, non è proprio il massimo dell'allegria. Però vabbè, vediamo se il make-up riuscirà come al solito a risollevarmi l'umore. Comunque, ragazzi, questo fondotinta ha un finish stupendo. Sembra proprio pelle, ma appunto è. Mantiene una luminosità pazzesca, bellissimo. Ne aggiungo un altro po' e lo stratifico anche sull'altra guancia. Mi piace un casino.
anche stratificandolo mantiene proprio questo effetto fresh, quindi penso, cioè, posso confermare che rispecchia appieno il nome che porta. È proprio bello come finish, almeno come prima impressione, veramente bello. Adesso vado un attimo ad inumidire la mia Beauty Blender per eliminare i residui di prodotto in eccesso, però vi devo dire che come primo effetto ha veramente un bel finish sulla pelle, perché sembra sempre pelle, come vi dicevo, però non so, uniforma bene senza fare pastone, quindi torno subito. Bene, ci sono passata un attimo su con la blender appunto per rimuovere l'eccesso di prodotto e mi piace, come vi dicevo, molto. Vediamo come si comporta anche insieme agli altri prodotti che utilizzo. Comunque, prima impressione veramente ottima. Poi, come correttore, adesso non voglio farvi proprio un video super elaborato, vado intanto ad utilizzare il mio Photo Focus di Wet n Wild. Acceleriamo un po' per arrivare al make-up occhi, voilà. Vado a prendere la mia close-up di Nabla, la polvere, la cipria libera, e faccio e fisso il correttore. Ripesco anche le mie palette di Hourglass, che così vado a prendere questa un po' più chiara e vado a fissare, per modo di dire, perché non è proprio fissante, però vado ad applicarla sulle guance, dove ho la pelle un po' più secca che non necessita appunto di essere fissata con una cipria super opacizzante. Ok, adesso vado a prendere invece la mia solita terra di I Heart Revolution e mi abbronzo un po' il viso. Vado anche a prendere, madonna, sembro estremamente pallida in videocamera, vabbè, vado a prendere anche Gotham di Nabla e con questo vado a fare un po' di contouring, tra virgolette, nel senso che vado a scolpire un pochino lo zigomo. Ho riscoperto il piacere di questo step, non so perché, di punto in bianco mi è tornata voglia di fare un po' di contouring. Tra l'altro mi vedo incredibilmente gonfia in viso, anche perché sono in preciclo e penso che la cosa influisca in un poco, quindi santa pazienza. E faccio anche una cosa che non faccio mai e non so come verrà fuori, però prendo un po' di Gotham e mi faccio un po' di contouring anche al naso, in maniera alquanto non professionale, ovviamente. Ok, e siccome siamo molto extra oggi, vado a prendere la mia palette di Dior e recupero questo tono che è tipo bronzer però molto luminoso e lo vado ad applicare delicatamente un pochino sopra il bronzer, ma proprio solo qua in fondo per scaldare un po'. Cioè, non pensavo, pazzesco. Sì, adesso voi lo vedete molto scuro anche perché con queste luci sparaflashano tutto, però non pensavo, ma questa palettina si è rivelata essere incredibilmente multitasking per me, cioè la sto utilizzando veramente tanto e tutta, tra l'altro. Questo tono di bronzer, diciamo, è spettacolare anche come ombretto, idem con patate per tutti gli altri, cioè è strepitosa. E quella, la cialda più rosata, secondo me è un topper da blush meraviglioso, mi piace un sacco.
benissimo. Adesso faccio un secondo le sopracciglia e poi torniamo e vediamo che cosa facciamo. Allora, vado anche a prendere l'illuminante. No, questo non è l'illuminante. Beige Mirage di Nabla. E con la spugnetta lo vado a tamponare qua. Di solito lo applico con le dita, ma ho scoperto che funziona divinamente anche così. Ho scoperto dell'acqua calda proprio. Sicuramente è più veloce. Tra l'altro non era assolutamente mia intenzione fare una full face super glam, però a quanto pare ci siamo arrivati. Di solito mi capita quando filmo che perdo proprio il controllo della situazione e mi lascio trasportare dagli eventi. Però vabbè, dai, ci può stare oggi. Ho bisogno di tirarmi un po' sul morale e il make-up è sempre la scelta migliore. Ok, vado anche subito a riprendere la palette di Dior e qua vado a fare un mix di questi due toni, il dorato e il bianco, e applico l'illuminante. È pazzesco, la grana di queste polveri, lo dicevano tutti, però non volevo crederci. È incredibilmente sottile. Quando la si applica in un primo momento mi dà sempre la sensazione di essere un po' glitterata, però poi quando si fonde appunto con la base, con l'illuminante che ci metto sotto in crema, o comunque nell'arco della giornata, non so, assume proprio un aspetto, un finish super luminoso, glow, però non glitterato come sembrava all'inizio. Ok, già che ci sono, applico anche il blush, vado a prendere il mio solito, anzi, sapete cosa? No, ne prendo uno più neutro, aspettate. Prendo di Butter, di Physicians Formula, il Plum Rose, che è appunto quel blush super neutro, che sembra quasi grigio nella cialda, ma che in realtà è un color carne leggermente rosato. Siccome voglio enfatizzare appunto gli occhi, non vorrei essere troppo esagerata anche con i colori sul viso. Beh, comunque, dicevamo, passiamo agli occhi. Allora, ho già messo il mio Paint Pot di MAC. Ho visto che Gloria faceva una cosa di questo genere. Prendeva una matita nera e adesso cercherò di concentrarmi su quello che faccio mentre lo racconto. Praticamente l'applicava a modi eyeliner, però in modo abbastanza pasticciato, diciamo, e tirandola un po' in su e sfumandola. Però, ad esempio, in questo caso mi servirebbe qualcosa, vabbè, una cosa qua del Lidl, che facesse da schermo. Adesso cercherò di non parlare troppo nel mentre, perché altrimenti mi confondo. Comunque vedete che cosa sto facendo. Questo lo tagliamo. Dovrete perdonare il mio silenzio, ma altrimenti non riesco a lavorare. Allora, uno di qua, vedete che viene fuori tipo un eyeliner super sfumato. E poi la stessa cosa anche di qua. Ok, più o meno la base era questa. Poi invece vado a prendere, come lei, un color tipo prugna, violacei. Lei usa la palette di Huda, quella nuova, la New Nude. Io invece prendo questa qua, un pennellino possibilmente piccolo e poi da sfumatura. E lei mischiamo un po' di toni plum, quindi tipo questo, questo e questo. Li mischio insieme e sfumo sempre l'eyeliner sostanzialmente. Però sfumandolo più verso l'interno.
più o meno, molto più o meno, ci siamo. Vado anche a prendere un po' di, color panna per pulire un pochino i bordi. Comunque sul suo occhio questo make-up sta particolarmente bene, perché ci sono chiaramente dei trucchi che vanno ad enfatizzare più o meno la forma dell'occhio di ciascuno, e a lei questo sta veramente molto bene. Io che ho l'occhio un po' sfigatello come forma, non so, cioè sicuramente li rende molto accattivanti, molto felini, ecco, che non mi dispiace affatto, però ecco, a lei sta un po' meglio. Ok, poi prendeva un color tipo un illuminante. Potrei effettivamente utilizzare sempre questo di Dior, prendo quello più dorato e con il dito applicarlo proprio nei due terzi iniziali della palpebra, molto easy. E la stessa cosa anche nell'angolo interno. Ok, allora intanto vado ad applicare il mascara. Lei metteva anche delle ciglia finte solo nella parte esterna, ma siccome non devo andare da nessuna parte di speciale oggi, mi sembra un po' inutile mettere le ciglia finte, quindi metto intanto il mascara e ritorno tra un istante. Ok, ho aggiunto il mascara e ho anche fatto la rima inferiore, semplicemente replicando quello che ho fatto sopra solo nei due terzi più esterni dell'occhio. Quindi l'effetto è questo, secondo me è molto elegante, molto felino. Adesso vado a prendere la matita ballerina di neve sulle labbra, anche perché devo sbrigarmi perché tra un po' devo andare a pranzo, quindi non devo arrivare in ritardo. E poi sopra ci applico il gloss di Dior, questo che è il numero 267. E niente, quindi adesso io direi di aver finito. Ripasserei volendo un po' l'attaccatura delle ciglia superiori con un po' di nero. Poi qua non si è sfumato proprio benissimo, ma vabbè, era un tentativo. È venuto meglio quello di Gloria, devo dire, come look, ma ragazzi, cioè veramente stamattina è una giornata proprio no. Comunque lei ha messo anche le ciglia finte, stanno proprio da Dio. Comunque il look complessivo è questo, fatemi sapere che cosa ne pensate. Secondo me è molto bello anche per una serata, un'occasione un po' più elegante o particolare, proprio perché allunga un sacco lo sguardo e lo fa molto felino. E niente, vi farò sapere sul fondotinta, che in realtà è molto bello, adesso lo metterò alla prova durante il giorno, perché comunque adesso è ora di pranzo, lo terrò su per tutto il giorno, magari faccio anche un check-in più tardi, non lo so, non vi prometto niente, o al limite vi lascio scritto giù nell'info box come si è comportato, però il look finale mi piace molto. Io adesso scappo che ho una fame pazzesca e spero tanto di rivedervi nel prossimo video. Ciao!